Twitter conferma di essere agli arresti domiciliari, non so quando potrò vedere qualcuno, non posso usare il telefono. Da lei anche la conferma di aver incontrato il marito in carcere, il dissidente cinese ha dedicato il Nobel ai morti di piazza Tiananmen. Il calcio, l'Atalanta batte 2-1 il Torino nel posticipo dell'ottava giornata di Serie B, bergamaschi ora soli al terzo posto, impressione al Novara che rifila 5 gol al Porto Gruaro e vola in cima alla classifica dietro al Siena. Lo squillo dell'ottava giornata della Serie B arriva da Udine, dove i padroni di casa del Porto Gruaro affondano sotto i colpi del Novara. Finisce 5-1 per i piemontesi a segno con un poker di Gonzales, goleador cadetto con 7 reti totali e Rigoni. La squadra di Tesser sale così a 2 punti dalla capolista Siena, che sabato ha difeso la sua imbattibilità a Trieste, ma è rimasta bloccata sullo 0-0. Sempre sabato vittoria 1-0 del Pescara sul Sassuolo. Nelle zone alte della classifica, 3 punti importanti per la Regina, che vince 2-1 a Frosinone. I calabresi raggiungono a 14 punti l'Empoli, fermato 1-1 dal Cittadella, a 13 punti il Padova che travolge 3-0 il Grosseto, Vicenza e Crotone che battono di misura Ascoli e Varese, Modena, Albino Leffe 2-2. È tutto, più tardi. Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Municipale di Roma e dell'ACI, buongiorno da Franco Di Stefano. Traffico molto intenso e rallentamenti a tratti su tutto l'anello del grande raccordo anulare. Sul tratto urbano della A24 rallentamenti tra il raccordo e la tangenziale est. Code a tratti su via Flaminia da prima porta a Corso di Francia e su quest'ultimo da via Cassia Nuova a via del Foro Italico. Rallentamenti su via del Foro Italico tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in entrambe le direzioni e code a tratti su via Cassia da via Trionfale a via Oriolo Romano in uscita dalla città. Code su via Trionfale da via di Casal del Marmo e via dell'Acquedotto del Peschiera e rallentamenti su via della Pineta Sacchetti tra Largo Gemelli e via del Forte Braschi e su via di Torre Vecchia tra via della Valle dei Fontanili e via dei Monfortani. Su via Aurelia traffico rallentato da via di Castel di Guido in direzione di via Aurelia Antica, dove segnaliamo code per un incidente tra via di Torre Rossa e via delle Fornaci. Ripercussioni su via di Bravetta e su via di Torre Rossa. Traffico intenso rallentato su viale Vaticano, su piazza Adriana e su Lungo Tevere in Sassia e Tordinona. Su via Cavour da piazza dei 500 a largo Corrado Ricci segnaliamo altri rallentamenti. Rallentamenti anche su via Nomentana tra Corso Trieste e Porta Pia e su via Prenestina da piazzale Prenestina a piazzale Labicano. In zona San Giovanni rallentamenti su via Merulana, su via dell'Ambaradam e su via Osta. Traffico rallentato anche sulla tangenziale est da via del Verano a via Le Castrenze. Difficoltà di circolazione su via Marmorata per difficoltà di circolazione su via Marmorata per i semafori non correttamente funzionanti all'altezza di via Galvani. Traffico rallentato su viale Guglielmo Marconi tra piazza della Radio e Ponte Marconi. A Roma Sud traffico rallentato su via Appia Nuova tra il raccordo e via delle Capannelle e su via Tuscolana a tratti dal raccordo a via Frascati. Rallentamenti su via della Magliana da via della Magliana Nuova a piazza Antonio Meucci, sul viadotto della Magliana da viale Sacco Newton a viale del Pattinaggio, su via Pontina tra via del Risaro e via Cristoforo Colombo e sulla via del Mare tra via di Deci ma via dell'Ippica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle 8, Mattino Yes, con Danilo e Sandro. Ma dove? Come dove? Sui 99.8 di Radio Yes. E che volevi fa a casa tua? Marcello, come here. Radio Città, il programma della capitale. Conduce Marcello Vicci. Venticello, venticello di Roma, venticello profumato di sole d'amore. In studio Flavio Grasselli. Un abbraccio ai tifosi, un abbraccio amici. Servizi e inchieste a cura di Emiliano Di Nardo. Regia audio Mirko Bonocore. Voglio cantare sul torcello di Roma. All the evening in Roma. Lunedì
lunedì 11 di ottobre del 2010. Buona giornata amici, ma soprattutto buona giornata amiche. Flavio Grasselli, buongiorno, studio. Buongiorno Marcello, buongiorno agli amici radioascoltatori. Ricordo subito il numero degli sms per mettervi in contatto con noi: 342 41 51 406. In redazione Valentina Catoni con Giorgio Brugnoli, il nostro regista, lui Mirko Bonocore. Li abbiamo uccisi noi, dicono i Taliban. Ovviamente merito dubbi non ve ne erano, anche perché si sottolinea poco che da tempo l'Italia insieme a Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America è sotto osservazione da parte del terrorismo talibano. Questo naturalmente era stato anche annunciato, quindi non è una novità. Avremo modo di parlarne della vicenda amara dei nostri quattro ragazzi, dei nostri quattro soldati, dei nostri quattro connazionali, di quattro italiani che sono morti per una cosa che si stenta ancora a capire. Poi parleremo anche del premio Nobel, sempre con lui, con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, al Liu Xiaobo e a tuttora gli arresti in Cina. Invece dobbiamo parlare di un qualcosa che fa orrore ed è relativo al nostro paese. Allora, non so se vi sarà capitato, ma io ieri ho visto dei servizi di telegiornali vari nei quali sono state intervistate delle famiglie che andavano in gita sul luogo del ritrovamento del corpo di Sara, una bambina quindicenne trucidata da un criminale. La cosa più raccapricciante sono state le interviste e le risposte. Allora, una giornalista si appresta a un padre con al seguito tre o quattro bambini che sgambettavano felici sul luogo del ritrovamento di Sara. Perché siete qua? Chiede la giornalista. Beh, perché volevo vedere. E ha portato i suoi bambini perché? Beh, perché volevano vedere anche loro. Tutto questo in un clima domenicale, in un clima da gita, in un clima di nutrimento dello spirito e dell'anima, quello che poi è il tempo della domenica, soprattutto all'interno delle famiglie, soprattutto dove ci sono bambini piccoli. Allora tu ti chiedi chi siamo diventati, chi siamo, tu ti chiedi che tipo di istruzione può avere quell'uomo. E poi ti chiedi se il problema è l'istruzione, nel senso che noi non leggiamo né quotidiani né libri, siamo ad un livello di analfabetismo di ritorno impressionante. Questo lo vediamo naturalmente tutte le volte che si va a fare un'indagine sugli studenti, e ti chiedi soprattutto che futuro avremo dopo aver analizzato chi siamo, e ti chiedi poi se in realtà c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di leggere un giornale o un libro per capire che tu non puoi portare tuo figlio sul luogo di un orrore, di un raccapriccio. Ce lo porti perché l'hai preso per mano, perché tuo figlio non potrà mai chiederti di andare in un posto che tuo figlio ignora, perché non vede il telegiornale, perché non ha dovizia di dettagli sulla notizia. Quindi sei tu che lo porti. Perché lo porti? Che cosa c'è nella tua anima? Cosa ti muove? Poi tutte le altre riflessioni che mi vengono in mente, immagino questa gente che va a votare. A un certo punto questa gente va a votare, poi magari non ci va. Perché? Perché magari va a vedere la squadra locale per la quale fa il tifo, e quindi a lei deputa il tempo dell'andare a votare anziché fare un dovere civico. E poi mi chiedo, e se ci va, per chi vota? E se vota, cosa lo motiva?